che per noi dell'area Recanica è un inno conosciuto in tutto il mondo e non solo qui in Calabria, è la Elamo Condà, Diego Immo e Manaco. Vieni, vieni, mi vicino, che io mi sento solo. Tutti assieme? Elamo Condà, mani, mani, dai, sveglia! Diego Immo e Manaco. Elamo Condà. Grazie, è importante ricordarsi che c'è sempre gente meno fortunata di noi e tante persone che entrano a far parte della nostra vita anche involontariamente. Secondo me bisogna mantenere un occhio curioso, forse essere educati sin da bambini ad un occhio curioso, perché poi di curiosità si tratta, dopo diventa empatia, ecco, dopo diventa empatia e capacità di immedesimarsi anche negli altri. Portami via come sai fare tu, dove si può convivere senza dover nascondere questa malinconia. Portami via come sei solo tu, così che possa credere che ancora sia possibile rispondere. Come sei bella terra mia. E non sopporto gli attivisti, i razzisti, i fascisti, i controllori, i finti artisti e i disillusi. A 30 anni sono troppo vecchio, cazzo, che ancora ne hai cose da fare. Insieme, vai! Fatemi un applauso, dai, ve lo meritate. E se ci fosse un'indecisione a questo tempo, cercherei di fermarlo per poter rispondere con calma agli errori che ho commesso. Cambierei la mia vita ripartendo adesso, ma non per questo. È vita quello che sto vivendo, ma non per questo. È vita quello che stai vivendo, ma non per questo. È vita quello che stai vivendo. Grazie. Grazie, grazie Abballati, abballati, tu cuore così immedati, abballati, abballati, tu cuore così immedati, abballati, abballati, tu cuore così immedati, abballati, abballati, tu cuore così immedati. Secondo me è importante per contribuire a cercare di estinguere questi fenomeni come il razzismo e il bullismo, prima dobbiamo imparare ad amare noi stessi e dobbiamo accettarci per quello che siamo, perché spesso la rabbia arriva dalla frustrazione interiore. Questa non è una giustificazione per le persone che fanno del male, ma è un punto di osservazione, perché se imparassimo ad accettarci per quello che siamo e avessimo qualcuno che ce lo ripete ogni tanto, forse le cose cambierebbero. E io ho scritto questo brano che mi ha portato fortuna e spero che la possa portare pure a voi e darvi una carezza alle persone che si sentono sole. Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalle peggiori delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così. E non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai. Bene così, perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Ciao ragazzi, intanto, Prego. e buonasera. Io ritengo che questo progetto sia per me che mi ha dato una forte cultura.
un tesoro, un tesoro da, da arricchire per le generazioni future, da far conoscere in tutta Italia, ritengo. Lei ha mai subito qualche forma di discriminazione o razzismo durante la propria carriera musicale? Ma allora, durante la carriera musicale forse no. Forse no, perché la musica è, come dire, è sempre un incontro. Nel momento in cui ascoltiamo musica da tutto il mondo, stiamo già combattendo il razzismo.